Francesco Monte, tapiro di Striscia, beccato vicino alla ex Cecilia Rodriguez. E sul Cannagate si difende e. Francesco Monte riceve il tapiro d'oro nella puntata di Striscia la Notizia, in onda lunedì 12 febbraio su Canale 5. Ecco il motivo e le dichiarazioni dell'ex tronista. Francesco Monte beccato a Milano vicino alla ex Cecilia Rodriguez. Monte è stato intercettato domenica sera a Milano vicino all'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, apparentemente i due stavano andando a cena insieme. Tutto questo, peraltro, quando sono iniziate le voci di una presunta crisi tra la modella argentina e Ignazio Moser, poi rientrate. Francesco Monte nega di aver acquistato marijuana. Monte, riguardo al Cannagate e alle dichiarazioni di Eva Enger all'Isola dei Famosi, e poi ribadite nei talk di Canale 5, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, si difende così, dipende se la storia è vera e ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro. Quando Valerio Staffelli gli chiede se abbia mai acquistato marijuana Monte nega, certo che non l'ho comprata. Ma, alla richiesta di giurare, glissa, dai, basta e. Riguardo all'eventualità che altri concorrenti del reality al loro rientro in Italia potrebbero confermare la versione di Eva Enger, Monte dice, sentiremo quello che hanno da dire. Il ragazzo, già intervistato da Silvia Toffanin, aveva respinto qualsiasi addebito, è stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Io fumo il tabacco per cui rollo le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un'altra cosa. Francesco Monte, Isola organizzata io di nuovo con Cecilia? Si mette in dubbio il mondo televisivo. Infine, Staffelli gli chiede, voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l'isola e poi sarebbe tornato da Cecilia e guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. 6. Monte risponde, no, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi. Caso chiuso?